Valli Vitri e Notizie. L'assessorato alla cultura è il fiore all'occhiello di qualsiasi amministrazione, diciamo, è la cosa più importante per una realtà turistica come quella di Cisternino. Abbiamo visto un programma che in qualche modo risente anche di qualcosa che era già stato organizzato per ovvi motivi cronologici, però c'è tanto di vostro, immagino. Come ho detto già in conferenza stampa, sono una persona che ha molto rispetto del lavoro e soprattutto degli artisti. Quando ho verificato che erano stati presi degli impegni e gli artisti erano stati impegnati per delle serate, non ho voluto assolutamente fare il discorso da politica e quindi la nuova politica che distrugge quella vecchia, assolutamente. La politica deve essere improntata al bene comune. Da qui sono partita, ma con l'obiettivo di fare dei cambiamenti per dare un'impronta di novità. Il nuovo che avanza, l'abbiamo ripetuto tante volte in campagna elettorale e io lo voglio dimostrare. I tre eventi che mi sento miei sono la presenza di Michele Placido con serata d'onore, la presenza di tre gruppi come le Sorelle Marinetti, e i Cupa Opa e gli Sbandieratori, che rappresentano un'altra tradizione cistranese, e il jazz, la musica classica, ci sono tutti i generi e il cabaret. Anche quest'anno fa capolino anche il divertimento nella piazza cistranese. Quindi mi sembrava giusto e doveroso rispettare gli impegni presi, però offrire anche un prodotto di novità. L'obiettivo personale di questa amministrazione è dare programmazione. L'estate non si può improvvisare, l'estate va programmata. Attraverso la programmazione c'è la possibilità di fare delle scelte oculate, delle scelte diverse, di riportare Cisternino a capitale degli eventi, come alcuni paesi limitrofi, pensiamo a Martina Franca, Locorotondo, Ostuni. Questo è il nostro obiettivo, a piccoli passi. Credo che a settembre partiremo per quelli del 2017, perché non arriveremo ovviamente a luglio per presentare gli eventi dell'estate cistranese. Immagino che insediarsi d'estate non è proprio il massimo, no? Per quanto riguarda proprio l'iter procedurale per l'estate, ma anche per altre cose. Insediarsi d'estate comporta una serie di difficoltà, intanto fa caldo, quindi poi i cervelli al caldo funzionano male, come sapete, no? I vari computer bisogna tenerli al freddo. E ovviamente ci sono tanti problemi che dobbiamo e stiamo affrontando, non ultimo quello per esempio della raccolta della spazzatura, che tra l'altro proprio di questi giorni la chiusura della discarica e quindi ulteriori problemi per il conferimento e lo smaltimento della spazzatura, una serie di problemi che dobbiamo affrontare.